Una parola per chiudere di speranza per i cittadini galatinesi. Cambierà questa politica galatina? Questo è veramente, non lo so, nel senso che io ho scelto con molta passione di affrontare una responsabilità così importante come la guida di una città complicata, complessa, importante però, come Galatina, e l'ho fatto con molta passione. Penso sia innegabile il lavoro che sto producendo, penso che sia innegabile quanto io ce la stia mettendo tutta al di là dei risultati, penso che questo la gente lo veda, penso che il centrosinistra ha sempre avuto la caratteristica di avere una dialettica troppo pronunciata, penso che sia uno dei motivi per cui i cittadini prendono le distanze da un centrosinistra religioso, penso che sia una delle ragioni per cui adesso la gente guarda la politica e in realtà un po' se ne disgusta. Noi perdiamo troppo tempo a litigare e poco a comunicare, o poco potremmo fare, ma anche molto di più. Vedi, io, Dino, siamo andati insieme alle manifestazioni dei ragazzi che protestavano per una scuola migliore. Ecco, io ho fatto una riflessione. Io non penso che adesso quei ragazzi siano apolitici, quei ragazzi sono apartitici, che è una cosa assolutamente diversa. Quei ragazzi sanno benissimo che cos'è la polis, che cos'è la res pubblica, e protestano perché la considerano assolutamente da difendere, le ragioni della res pubblica. Il problema è che loro non guardano ai partiti, guardano al problema e alla capacità di risolverli, alle persone che possono risolverli. E questo è il problema. E chi licenzia questo grande fermento che c'è oggi in Italia e che potrebbe essere paragonabile a tante altre piazze, financo a quella di Tiananmen, con dicendo sono ragazzate, io rispondo che ci sono ragazzate che hanno cambiato l'Italia e il 68 è una di quelle, o le donne del 1848 erano ragazzate ma hanno cambiato il mondo. Bene, ti ringrazio. Ecco, bisognerebbe fare queste letture. Solo una battuta. Forse quello che ci aspettiamo e si aspettano tutti i galatinesi, i ragazzi, i non ragazzi, gli anziani, è vedere che a Palazzo Orsini opera una squadra e non solo un sindaco. Beh, io però non sono così pessimista. I ragazzi che sono con me, i giovani che sono con me, ma anche le persone di esperienza che sono con me, è chiaro che in questo bailam che ormai è palese sotto gli occhi di tutti da 6 mesi dopo, un po' non si trovano, un po' si demotivano. Io penso che oggi, con questa opportunità di mostrare veramente chi siamo in 10, tenendo stretti i denti, lavorando sempre di più, io penso che abbiamo questa opportunità. Se così sarà, io mi auguro che i galatinesi possano prendere atto che tutto sommato c'è ancora chi lotta e spera per difendere le cose in cui crede. Poi chi non fa non sbaglia, questo è chiaro. Poi è difficile, poi viviamo in una crisi che è la peggiore che il mondo abbia mai avuto, sostenuto e sopportato, e non ne conosciamo ancora la portata. Poi ci sono un sacco di altre cose, ma non mi dilungo, lo scopriremo solo vivendo. Per il resto io sono convinta che i partiti faranno la loro parte, che il Partito Democratico risolverà i suoi problemi, che si chiarirà quello che ancora c'è da chiarire, e in una direzione o nell'altra, in un modo o nell'altro, si ritroverà identità, radici storiche ed anche prospettiva di futuro. Perché se così non fosse, avrebbero ragione quei ragazzi che ci tengono lontani, che non tengono lontana la politica, tengono lontani gli esponenti di partito. Bene, grazie molto e buon viaggio. Grazie, Dino, ciao.